ci fanno ridere, ci fanno piangere, ci fanno emozionare, volare con la fantasia, non ne potremmo fare a meno, sono i libri e non ne potrebbe certamente fare a meno la nostra ospite di questa sera, Rosella Santoro, direttrice artistica di uno dei più importanti festival del nostro panorama culturale, Libro Possibile. Benvenuta. Bentrovati, buon pomeriggio. Mi sbaglio se dico che lei non potrebbe fare a meno dei libri? No, no, assolutamente. Questo è così da quando ero bambina, piccolissima. Quindi sono stati sempre i miei compagni di vita. E di continuano tempo, ad esserlo con grandi frutti. Parliamo di un festival, Il Libro Possibile, che l'anno prossimo compie 20 anni ed è anche una storia di una scommessa vinta, perché io ho letto sul vostro sito che nella prima edizione erano invitati 2 scrittori, non si presentarono, ma comunque fu un successo fino a quello che è il festival che conosciamo oggi. Sì, è vero, perché comunque 20 anni fa, soprattutto in Puglia, ma in generale anche su tutto il territorio nazionale, non era così scontato che ci fossero presentazioni con autori, e poi noi facemmo la scommessa di portare per primi i libri in piazza, di toglierli dai libri consueti, insomma di far uscire il libro dai luoghi, dalle biblioteche, dalle librerie, dalle scuole, per portarli appunto nei luoghi aperti, sia in estate al festival nelle piazze, sia poi durante il winter in luoghi limitrofi a Bari, anche in pub, ristoranti, pizzerie, discoteca, insomma tutti i luoghi che potessero comunicare che il libro non è solo noia o studio, ma è intrattenimento, è possibilità di trascorrere piacevolmente il proprio tempo, è uno strumento poi alla fine di confronto, di dialogo, di discussione, e quindi qualsiasi luogo andava bene. La particolarità di lei ha citato alcuni punti chiave, che è appunto confronto, dialogo, e direi che è una caratteristica, una particolarità anche del Festival del Libro Possibile, che tra l'altro, ricordiamolo, si svolge in una cornice fantastica che è la città di Polignano. È un terreno in cui si sviluppano tanto queste occasioni di confronto e dialogo, quindi è una scommessa vinta anche in questo senso, non è un semplice alternarsi di autori che sono lì per presentare i propri libri, no? No, assolutamente, perché quello che tra l'altro evidentemente ne ha fatto una formula di successo è stato proprio il mettere a contatto diretto autori, intellettuali, giornalisti, scrittori con il pubblico. Proprio aver, come dire, portato a livello di tutti la possibilità di confrontarsi è stata sicuramente un'arma vincente, tant'è che i nostri ospiti sono spesso fermati per strada, sono poi rincorsi al bar o insomma dove si trovano, proprio per continuare la discussione o il dialogo intrapreso sulle piazze. Un dialogo che continua nei luoghi, nei momenti anche della quotidianità. È proprio stato questo che ci ha aiutati moltissimo anche a diffondere la lettura. Ecco, a proposito di diffondere la lettura, approfitto della sua esperienza come appunto direttrice artistica di un festival importante per capire i dati sulla lettura in Italia. Gli ultimi dati dell'Istat non sono buoni, comunque confermano che purtroppo, ahi noi, si legge poco. Però a lei vorrei chiedere, secondo lei questi festival, i festival letterari che si tengono appunto nelle piazze, nelle strade, che arrivano ad avere un contatto diretto con il pubblico, possono invertire questa tendenza? Possono essere uno strumento di promozione anche della lettura? Sicuramente sì, perché appunto come dicevo prima riescono anche a catturare l'attenzione
di un passante che è attratto da quello che vede o che sta ascoltando in quel momento, riesce a fermarsi e noi ci auguriamo anche ad interessarsi. Quello che fa però la differenza è sicuramente la qualità dei contenuti che vengono proposti, perché è vero che ci sono tantissimi festival e tantissime presentazioni, però ovviamente è inutile dire che la profondità di pensiero di alcuni intellettuali colpiscono sicuramente in modo più profondo e in modo più preciso, insomma, un pubblico più vasto. Ora, è anche la continuità, cioè se il festival è solo un elemento estemporaneo, un evento legato magari all'estate, come nel caso nostro, se fosse così avrebbe minore incisione, motivo per il quale noi cerchiamo di curare un progetto di educazione e di promozione della lettura che duri poi tutto l'anno. Insomma, facciamo una breve pausa neanche per tutto il mese di agosto, insomma, ci fermiamo 15-20 giorni per poi riprendere a settembre, continuare fino a giugno e quindi il festival rappresenta non un evento isolato, ma il punto di arrivo di un percorso che dura poi alla fine tutto l'anno. E sulla qualità degli ospiti, chiaramente, non solo ci affidiamo alle novità più rappresentative del panorama culturale internazionale, ma ci sono insomma degli ospiti fissi, degli ospiti che noi con grande piacere abbiamo spesso e tutti gli anni, e comunque anche nelle nuove proposte cerchiamo di dare spazio alla qualità, non dimenticando assolutamente neanche la produzione della nostra regione, quindi dando spazio anche agli editori della regione Puglia o alle nuove o a chi insomma vuole proporsi come nuovo autore. Cerchiamo però di avere la qualità. Cerchiamo anche però di non trascurare la curiosità che un personaggio pop possa suscitare appunto per cercare di attirare anche il pubblico dei non lettori. Questa idea che la cultura debba essere relegata insomma in ambiti solo tra già persone appassionate e già che ne so, persone che sono interessate a questi temi, diciamo, non ci aiuta nel favorire l'allargamento del pubblico dei lettori. Invece, pensare anche attirare la curiosità attraverso un personaggio televisivo, attraverso un personaggio pop, che però possa raccontare la sua esperienza, perché insomma, il confronto di idee, il confronto anche di esperienze favorisce il dialogo appunto tra le persone. Quindi vuol dire portare la cultura a livello di tutti, così potremmo Superare un concetto di cultura elitaria, potremmo in qualche modo assolutamente sì, cioè, sintetizzare. È perché la già la cultura elitaria è piazza, quella. già il luogo scelto è già, come dire, simbolico da questo punto di vista. Lei prima faceva riferimento ad un elemento interessante che è quello della continuità. A proposito di continuità, siete riusciti a non fermarvi neanche quest'anno, anno ovviamente in cui siamo stati travolti da questa terribile pandemia con la quale ancora stiamo facendo i conti, e comunque quest'estate si è tenuto il Festival del Libro Possibile, ovviamente in modalità diversa, secondo le varie, come dire, disposizioni anti-Covid, però siete riusciti ad esserci anche quest'anno. Quello che vorrei chiederle è se ha avuto modo di percepire una platea diversa, una sensibilità diversa anche rispetto al tema della lettura, al tema della cultura, un settore fortemente colpito. Allora, intanto ricordiamo che noi siamo stati proprio i primi in assoluto a partire sul territorio nazionale, quindi il festival è stato veramente una festa
di ripartenza della nostra vita proprio dalla cultura, insomma, quindi il messaggio è passato ed è passato anche molto forte. Poi relativamente in modalità diversa, perché noi abbiamo mantenuto la nostra identità, abbiamo solo spostato le piazze, siamo usciti dal centro storico proprio per evitare che ci potessero essere assembramenti e siamo andati in piazze molto più ampie, molto più larghe, lì dove insomma abbiamo potuto mantenere anche il numero massimo di spettatori previsti, cioè in una piazza avevamo 1000 persone sedute. Allora, sulla sensibilità, noi abbiamo percepito sicuramente una grandissima voglia di tornare al dialogo, cioè una mancanza percepita di contenuti culturali di cui si aveva proprio bisogno, insomma. E quello che abbiamo visto essere venuto forse meno è proprio quel pubblico di curiosi che magari si avvicinava semplicemente per curiosità, e invece, essendoci la prenotazione obbligatoria, abbiamo visto un pubblico molto motivato, molto attento e sicuramente che compiva delle scelte consapevoli andando in una piazza e non in un'altra, insomma, perché non era possibile passare proprio da una piazza all'altra. Abbiamo mantenuto molto alto il livello di guardia, osservando tutte le prescrizioni anti-Covid, insomma. Comunque la voglia c'è, appunto, sì, è stata confermata, sì, anche dalle grandi presenze, la voglia di dialogo, di incontro, di lettura di libri, quindi lunga vita al Festival del Libro Possibile, lunga vita ai festival letterari, alla lettura e davvero al mondo della cultura, perché non si fermi mai, ne abbiamo tantissimo bisogno. Grazie a Rossella Santoro per essere stata con noi. Grazie. Grazie.